passing a Eusepi, prova a cercare di recuperare il pallone, non ce la fa, ci riesce però Carotti che prova ad avanzare, a orientare, si accentra Guadalupi, serie di finte, Carotti prova il destro! Tanto servito Carotti, grande palla di Eusepi, Carotti il più in forma in questo momento del Pavia, servito Guadalupi, dai e vai, scambiano i due, arriva Ferrini a sostenere l'azione offensiva, ancora Carotti, Carotti si accentra, a spazio, servito Guadalupi, limite dell'area, Guadalupi, il destro, Carotti. Thank you.
consecutivi in una settimana, fatto importante anche nel Pisa, squadra veramente molto giovane, ci sono in difesa due giocatori, Bizzotto e Audio, di 20 anni, a centrocampo Benvenga. L'anticipo di Favasuni, Carotti in pressione altissima, recupera palla. Si muovono bene i centrocampisti, abbiamo detto Mezzacoli e centromediano Mema, palla sul palo lungo. Carotti prova a girarsi, buona, gli anni importanti della sua carriera. Mezzacolli torna tremolata, non riesce a rubare palla, Carotti si inserisce, buona la progressione, Carotti, la palla dentro per Marchi, in area di rigore Marchi. Il lancio a cercare Benedetti, Carotti scivola, riesce però a fare azioni da gol, intendo dire. In contropiede praticamente è adesso che il Pisa è in difficoltà. La partita in questo momento la sta facendo il Pavia, non si vede. Si gira, torna dietro, si ferma, aspetta un po' il movimento dei compagni. Carotti è bravo però a rubare un altro. L'arbitro si continua a giocare, altre proteste, c'è però la possibilità del break per il Pavia. 4 gol che ha avuto anche un anno nel 2008 con la Cavese, Lega Pro, prima divisione, importante in fatto di segnature 7. Coppia fissa centrale difensiva, si era proposta questa coppia nel primo match del girone di ritorno. Fera Terigi, che viene però, anzi Poli, che viene però fermato da una giocata del giocatore del biondo Carotti, che poi allarga il gioco sulla destra, c'è il buco da parte, ribatti con un po' di confusione ora all'altezza della metà campo, prova a mettere ordine Carotti per il Pavia, buono il pallone. Altre due partite da giocare qui al Cabassi, mentre c'è il contropiede da parte di Boniperti, che va via di potenza in mezzo a due, ancora Boniperti, prova a infilarsi, termina a terra, c'è fallo, ci sarà calcio in punizione e anche il giallo probabilmente per Carotti. Buono spunto sulla sinistra di Boniperti, ora è Eusepi invece che viene chiuso da Carotti. Tra fissore Eusepi che finisce per terra, non c'è nulla, si prosegue. Carpi poco interessato alla manovra perimetrale, molto più invece portato a verticalizzare veloce nei primi secondi dell'azione per cercare la profondità dei due attaccanti che se la stanno distribuendo a modo loro. Ripetiamo, si conoscono, sono complementari, si danno il cambio. Pavia però continua in mano il comando delle operazioni, ci provano in ampiezza, ci provano soprattutto in tre quarti dove hanno la superiorità con Falco che si muove molto, sono molto aggressivi sulle seconde palle e sin qui non hanno affatto sfigurato. 31esimo, 0-0. Ancora Terisi va ad attaccare Cesca sulla tre quarti, Cesca difende bene il pallone allargandolo sulla destra per Carotti, Carotti prova un doppio passo ai danni di Memmushai, porta palla ancora il cambio con Statella che tocca per Carotti. Carotti un po' il fulcro del centrocampo pavese, da lì indietro per Fasano, da questi ancora Carotti. Avanza ancora il biondo centrocampista bianca-azzurro, poi prova a verticalizzare. Il posto di chi? Concas. Concas fermato in maniera irregolare, se c'è un doppio cambio è probabile che potenza. Galassi, riparti ora Carotti, attenzione, taglia il campo a grandi falcate, suggerisce di rimanere all'ultimo posto della graduatoria. Carotti riparte per la formazione pavese, tra due avversari viene messo.
ecco, la rivediamo in questo momento. Eh sì, insomma. Rischiava sì, appunto, di innescare. Recupera la palla d'Enrico, riparte Carotti per il Pavia, c'è Antonazzo su di lui, lo stende in maniera. Ancora d'Enrico, lo scambio con Carotti e poi al minuto numero 22, rivediamo. C'era però anche in questa circostanza, però attenzione a Carotti, adesso il Pavia sta uscendo fuori dal guscio, forse è quello che vuole il Taranto, Fabio. Attenzione, servendo di testa di Sabato, che però perde il contrasto con Carotti. Che cosa qua succede? Adesso c'è un diluvio, comunque risentiamoci fra 5-6 minuti, insomma, così. Gran carriera in mezzo, la sponda, sono scivoloso la sfera. Di Sabato, chiuso Armenise, in attacco da Provercelli che vuole chiudere in avanti questo primo tempo. La stirata, pallone per Carotti, avanza Lorenzo Carotti, di forza Carotti, lotta, indemoniato Carotti. Eccoci, va benissimo. Prese tutte tra Piacenza. Piacenza non sta. Il cross in mezzo. Pallone profondo. Mezza Colli. Il servizio per Chiaro. Carotti. Palla lì rimane sotto, si innalza Campanile, però ancora viva. La gioca Carotti all'indietro. Carotti, la sventagliata, Capogrosso all'indietro, Carotti, ancora Capogrosso, Mezzacolli, Carotti, non trova sbocco, 41 primi e 30 secondi, si lotta. Palla regolare secondo il direttore di gara. Allora Mezzacolli, serve Carotti, migliore del Pavia. Si accentra Carotti. Pallone profondo, recupera Carotti. Visto che sono tutte ancora sullo 0-0. Tanto Carotti di gran carriera sradica un pallone a centrocampo. Il forcing di Carotti che recupera il pallone, la conclusione, poi Marchi batti e ribatti, in qualche modo si lotta, il rimpallo, Carotti in area, mette in mezzo e c'è il gol del Pavia! Pallone uno contro uno, Guadalupi, serie di finte, rimette in mezzo per Carotti, che ha spazio, il destro centrale! Paulinho di petto, Carotti capisce tutto, uomo ovunque nel centrocampo pavese, Lorenzo Carotti, inesauribile il suo dinamismo. Compagno liberissimo, sono una parte. In verticale, Meregalli in anticipo regolare, Carotti prova a portare il pallone fuori dalla zona rossa, poi verticalizza Carotti. Appoggio centrale per Germano che riesce a controllare molto bene. L'ha chiamato, ha detto entra, vai a fare la seconda punta. E in questo senso. E stiamo proprio rivedendo la gemma mancina di Carotti che ha deciso la partita fra Provercelli e Pavia. Da segnalare una cosa importante, i giocatori della Provercelli sono stati acclamati dalla loro curva, hanno ricevuto gli applausi e dunque deve ripartire con convinzione la formazione piemontese, abbattuta da una grande giocata di Carotti e da un Pavia estremamente...